1 gennaio 1996. Mentre tutti festeggiano il nuovo anno bevendo e mangiando come maiali, un uomo calvo che vive nella penisola dello Jutland decide di fare una corsa di 4 ore a temperature di meno 5 gradi e con la neve che copre 30 cm di terreno. No, non è un uomo grasso che cerca di mantenere il suo proposito per l'anno nuovo. È il terzo classificato del Tour de France del 1995, il leggendario alopecico Bjarne Riis, uno dei più grandi dopatori di tutti i tempi. Sa di avere l'opportunità di una vita di conquistare la Grand Boucle a luglio e intraprenderà una delle preparazioni più estreme mai viste nella storia dello sport per conquistare il Tour de France. Se vuoi sapere come l'ha conquistato, iscriviti subito al canale e parti con il miglior riassunto del Tour de France 1996. Il principale favorito per vincere nuovamente la maglia gialla era senza dubbio Miguel Indurain. Il corridore spagnolo aveva già 32 anni, ma fino a quel momento stava vivendo una stagione brillante, battendo con autorità Alex Zülle e l'austriaco Carrera Rat Peter Luttenberger nell'Euskalbicicleta, una competizione che poteva essere paragonata all'odierna Itzulia. Ma soprattutto aveva stupito il mondo conquistando in modo convincente il Delfinato Liberato, non solo nel suo terreno feticcio della cronometro, ma anche in alta montagna, con un'esibizione storica sul Col d'Izord in cui aveva dimostrato di essere al top della forma. Sembrava che i suoi principali rivali sarebbero stati i due corridori della squadra Wans, lo svizzero Alex Zülle, che si era classificato secondo al Tour de France 1995 e che aveva appena vinto la Volta a Catalunya, e soprattutto il francese Laurent Jalabert, per il quale l'organizzazione di Jean-Marie Leblanc aveva creato un percorso con molte medie montagne e tappe, favorevoli alle sue caratteristiche. Un altro favorito, anche se in misura minore, era il veterano Tony Rominger, che tornava al Tour come parte della squadra Mapei di Michele Ferrari, ma che non aveva più ottenuto una vittoria importante dopo la vittoria al Giro d'Italia dell'anno precedente. Evgeny Berzin, vincitore del Tour de Suisse, e Richard Virenque erano alcuni dei giovani attesi nelle posizioni di testa, ma pochi si aspettavano che Bjarne Riis, che aveva scambiato i colori della Juice Ballan con quelli della modesta squadra tedesca Telecom, fosse il favorito. Una squadra che anche l'anno precedente aveva dovuto dividere la squadra con la ZG Mobili di Gianni Savio per partecipare al Tour de France e che annoverava tra i suoi uomini migliori il velocista Eric Zabel e lo scalatore Udo Bolz. La stagione di Riis è stata totalmente opaca. Si è rifiutato di partecipare a qualsiasi competizione prima del Tour de France, fatta eccezione per i campionati nazionali nel suo paese una settimana prima, dove ha sbaragliato tutti i concorrenti. Il pelato ha semplicemente seguito i consigli del suo guru e medico antidoping, Luigi Cecchini, e come se fosse una talpa nascosta sottoterra, non è apparso fino al Grand Depart del Tour de France, che quell'anno si è tenuto in Olanda. Sebbene Miguel Indurain si presentasse con un'espressione rilassata alle prime visite mediche, la realtà era ben diversa per la squadra Banesto. Si verificò un evento che non ebbe molta rilevanza sui media, ma che fu fondamentale per comprendere la pessima performance dei frati in quell'edizione del Tour de France. Due ciclisti della squadra furono indagati per doping. Il primo, il giovane spagnolo Ángel Casero, perché questo amante delle pedivelle era risultato positivo a un controllo antidoping volontario, nella gara cittadina della Clásica de Alcobendas, e non per una sostanza qualsiasi, ma per un classico degli anni 90, il nandrolone. Bielitas Casero non sarebbe stato incluso nei 9 di Banesto per il Tour, così come il francese Thomas Devi, ex della Castorama di Riis e Guimard. Anche lo scalatore francese è stato beccato in un controllo antidoping, ma all'epoca sostenne che era a causa di un farmaco che stava usando per curare un raffreddore. Questa pietosa scusa fu dimenticata anni dopo, quando dichiarò in tribunale che tutti i membri della squadra Banesto si dopavano come cavie con le PO, ma fu anche escluso dalla squadra per il Tour de France. Questo scandalo, che oggi sarebbe sulla prima pagina di qualsiasi giornale sportivo, nel 1996 fu trattato come un evento poco importante. Ma presto avremmo visto che né Indurain né la squadra Banesto si sarebbero comportati come nelle stagioni precedenti. Con questo panorama, arrivammo al prologo di Hertogenbosch, con una partenza spettacolare per l'epoca, sotto una tettoia che proteggeva i corridori dalla pioggia incessante che cadeva sul percorso olandese. È apparso subito chiaro che la Wans avrebbe ottenuto un'ottima prestazione grazie alle biciclette Mavic speciali per questa cronometro, un design creato dal grasso Manolo Saiz, un design così scandaloso che sarebbe stato vietato da UCI solo un giorno dopo. Il corridore e specialista Melchior Mauri ha fatto segnare il primo grande tempo al traguardo, con un fantastico tempo di 11 minuti e 14 secondi sull'asfalto bagnato. Successivamente, il campione del mondo su strada,
che all'epoca indossava inspiegabilmente ancora la maglia iridata nelle prove a cronometro, Abra Molano, batté il tempo del suo connazionale di 14 secondi, diventando chiaramente il primo candidato per la vittoria finale, nonostante avesse lottato per la vittoria del Giro d'Italia solo poche settimane prima. Laurent Jalabert ha confermato il grande successo di Wans con la sua bicicletta innovativa ed è arrivato a soli 8 secondi da Olano in una cronometro non adatta alle sue caratteristiche. L'ineffabile freelance Armstrong, che aveva appena vinto il Tour DuPont del suo paese con una vittoria schiacciante sul collega Rominger, era a 17 secondi da Olano, finché non fu il turno del principale favorito per il prologo. Il britannico Chris Boardman, vincitore della prima cronometro breve del Tour del 1994, era nel momento migliore della sua carriera sportiva e riuscì a battere Olano di 5 secondi con un eccellente tempo di 10 minuti e 55 secondi. Questo tempo sarebbe stato il riferimento principale per i favoriti, tra cui il brillante e pigro venditore di auto russo Evgeny Berzin. Il corridore di Juice, già privo di Michele Ferrari nella sua squadra, ha tagliato il traguardo con un solo secondo di ritardo rispetto al britannico, facendo capire che i capelli biondi avrebbero fatto strada nel round gallico. Tony Rominger e Bjarne Riis, invece, hanno deciso di non correre rischi sul terreno piovoso. Nel caso del danese, si è semplicemente limitato ad accelerare nei tratti rettilinei e pianeggianti per essere sicuro nei tratti curvilinei, arrivando al traguardo con 9 secondi di ritardo da Boardman. Solo i primi due corridori del Tour 1995 dovevano ancora arrivare al traguardo. Lo svizzero Zülle ha iniziato, come al solito, in modo goffo ed erratico, cadendo quasi all'inizio, togliendo il piede dal pedale e perdendo fino a 5 secondi dal corridore del GAN nel punto intermedio. Ma nella seconda metà della cronometro, Mr. Magoo è esploso sui pedali e ha battuto l'inglese di 2 secondi con un tempo spettacolare di 10 minuti e 53 secondi, il migliore della giornata. Miguel Indurain, che indossava la maglia gialla per l'ultima volta nella sua carriera, ha deciso di non rischiare la pioggia, un tempo che odiava sopra ogni altra cosa, e ha concluso con un discreto settimo posto, a 12 secondi dallo svizzero. Alex Zülle divenne così, a ridosso del suo 28esimo compleanno, il primo leader di un Tour de France che sarebbe stato assolutamente epico. La prima tappa in linea proseguì intorno a Hertogenbosch, nelle pianure del sud-est dei Paesi Bassi. Su questo tipo di percorso, il problema principale era senza dubbio rappresentato dalle cadute, come quella subita dal corridore della Kelme Hernán Buenahora, decimo al Tour de France del 1995. Lo scalatore si infortunò gravemente al polso e dovette abbandonare la corsa al primo momento, così come altri corridori relativamente importanti come il suo compagno di squadra Laudelino Cubino o gli italiani Ivan Gotti ed Enrico Zaina, secondo classificato al Giro d'Italia di quella stagione. Un'importante caduta è stata quella dell'ex campione del mondo francese Luc Leblanc, che è finito contro un cordolo insieme ad altri corridori come il veterano Thierry Marie, lasciando il corridore della Polt in preda a forti dolori, anche se è riuscito a proseguire in quella tappa pianeggiante. Con così tanti problemi, il gruppo è stato decimato all'ultimo chilometro e, sebbene Mario Cipollini fosse senza dubbio il principale favorito per lo sprint, non c'è stato alcun controllo. Eric Zabel ha preso il comando, ma l'olandese Jero Embrijevens ha preso facilmente la sua ruota. Infine, è stato il francese Frédéric Moncassin della GAN a spuntare da destra per sorprendere tutti e vincere, davanti al ciclista locale della TVM. Come puoi vedere, i ciclisti di Roger Lejay sono sempre pulitissimi, anche se hanno battuto i più grandi dopatori dell'epoca. Il 1 luglio, i ciclisti hanno attraversato il confine olandese dopo 247 km e hanno attraversato il Belgio per arrivare in Francia a 17 km dall'arrivo, nella città settentrionale di Vasquehal. Tutto lasciava presagire uno sprint di gruppo, anche se Vyacheslav Ekimov, il corridore russo del gruppo di corridori dopati dal dottore Linders, tentò di sorprendere i velocisti con un attacco nell'ultimo chilometro. Tuttavia, è stato ripreso a 150 metri dall'arrivo e lì, sulla breve distanza, Super Mario Cipollini è stato il numero uno. Vestito con la sua nuova maglia di campione italiano, Pavarotti è arrivato cantando la Traviata con le braccia alzate in aria, pieno di punture di siringa, davanti a Bljevens e Moncassin. Guarda come l'abusatore ha festeggiato la vittoria come piace a lui, bevendo alcolici. 195 km attendevano i corridori nel terzo giorno, con l'arrivo a Nogent-sur-Oise, e il freddo cominciava a farsi sentire sul gruppo. Frédéric Moncassin, grazie ai secondi di abbuono degli sprint intermedi, ha superato nella classifica generale il leader Zülle, un corridore svizzero che si è lamentato dell'assenza di una cronometro a squadre sul percorso,
cosa normale con la migliore squadra possibile per questa disciplina. Ancora una volta si è arrivati allo sprint, nonostante i corridori della Saeco abbiano corso con il loro classico treno a favore del Re Leone. Il tedesco Eric Zabel, più dopato che mai nel 1996, ha sorprendentemente superato tutti sulla destra e con uno sprint vicino agli steccati è riuscito a sorpassare il grande favorito con assoluta chiarezza. La disciplina di quest'uomo ha regalato alla squadra Telecom la prima vittoria in un Tour de France in cui avrebbe letteralmente fatto piazza pulita. Ma ormai non importava più, i francesi stavano festeggiando la maillot jaune del loro velocista e classicista locale, con tanto di reportage negli hotel con la famiglia del vincitore il primo giorno. Erano altri tempi. Il giorno seguente potemmo godere delle prime difficoltà di montagna, di natura leggera, con una giornata di 165 km che terminava al Lac de Madine. Quel giorno c'era una fuga di 5 corridori di buon livello, l'italiano Mariano Piccoli della Brescialat, recentemente re delle montagne al Giro d'Italia, lo svizzero Rolf Jarman della MG, ancora senza le sue superpotenze del Casino 1998, il campione nazionale francese, Stéphane Eulot, quarto nell'ultima edizione del Delfinato Liberato, l'olandese Danny Nelissen della pericolosissima Rabobank, composta da dopati dichiarati come lui, e il modesto Cyril Saugrain dell'ancor più modesta. Aubervilliers 93, una classica squadra invitata dagli organizzatori. Dato che Eulot appartiene alla stessa squadra GAN del leader Moncassin, il gruppo ha lasciato che la fuga andasse via a una distanza impressionante di quasi 20 minuti. Il team Banesto si mise al lavoro, conoscendo le qualità di Eulot, che aveva corso per i frati anni prima, ma la vittoria sarebbe stata senza dubbio tra i primi. All'arrivo, che è stato a strappi, Saugrain ha sorpreso tutti con un attacco assolutamente inaspettato e, sebbene Nelissen sia stato in grado di leggere la mossa, era troppo tardi. Con il suo berretto di nuovo, il ciclista fino ad allora sconosciuto con solo 2 vittorie in gare di provincia aveva conquistato una vittoria, al Tour. Il gruppo raggiunse i 4 minuti e mezzo e si creò una situazione che avrebbe potuto cambiare questa grande boucle. Negli ultimi metri, il velocista ceco e maglia verde Jan Svorada è caduto, abbattendo il francese Laurent Brochard della Festina e quasi il campione danese Bjarne Riis, che ha sbattuto leggermente contro le recinzioni. Fortunatamente per lui e per gli amanti delle storie di doping, è riuscito a continuare, mentre Stéphane Eulot è diventato il nuovo leader con 4 minuti di vantaggio sui favoriti. Il tour è proseguito verso sud con un'altra tappa molto lunga di 242 km che si è conclusa a Besançon, in un mese di luglio ancora freddo e piovoso. Mario Cipollini non ha preso il via, lamentando un malore che, nel caso del bello, chissà se era vero. A metà percorso c'è stato un incidente che ha coinvolto lo stesso Freelance Armstrong, che da giovane come puoi vedere era un vero bullo, e che ha colpito il francese della Lotto, Gilles Bouvard. Il francese, che poche settimane prima aveva ottenuto l'unica vittoria della sua carriera sportiva al Delfinato Liberato, racconterà sicuramente quel momento ai suoi nipoti, come facciamo noi con te. Ancora una volta Ekimov e la combattiva Rabobank hanno cercato di sorprendere il gruppo con attacchi a pochi chilometri dall'arrivo, ma il russo non ha fatto i conti con la squadra Telecom e con 2 uomini, il giovanissimo tedesco Jan Ullrich, sconosciuto al grande pubblico ma che stava lavorando come un vero e proprio mulo, e il pelato sputaschiuma Bjarne Riis, che ha compiuto uno sforzo brutale nell'ultimo chilometro per conquistare la fiducia di Eric Zabel e del suo gregario tedesco. È stato uno spettacolo imbarazzante, perché era chiaro che non era un velocista esperto. Jeroen Bliejevens e Frederik Moncassin hanno approfittato del lavoro del team Telecom e l'olandese ha ottenuto la sua vittoria di tappa. Supponiamo che fosse pieno di caffeina, corticosteroidi, EPO e ormoni della crescita, come ha confessato nel 2013. La sesta tappa fu uno dei momenti chiave di quell'edizione del Tour. Si trattava di una tappa di media montagna di 207 km con arrivo a Aix-les-Bains. Fin qui tutto normale, ma quel giorno cadde il diluvio universale. Se già il tour era freddo, con temperature inferiori ai 15 gradi, quel giorno fu assolutamente incredibile, con tutti i corridori che indossavano magliette termiche e stivali di gomma, cosa che avrebbe fatto vacillare il già bandito da Luci Miguel Indurain, sempre così sfuggente con questo tempo. Chi non ce l'ha fatta più è stato il pugile Freelance Armstrong, il giovane leader della Motorola, che si è ritirato a metà tappa completamente esausto, con strane sensazioni e dichiarando di non essersi ripreso bene dopo questi giorni. E no, questa volta non era colpa del doping, ma del cancro che stava comparendo in uno dei testicoli del campione del Tour Dupont.
Siamo convinti che Freelance avrebbe fatto il suo primo grande Tour de France nel 1996 se non fosse stato per la malattia. Pensi che avrebbe vinto delle tappe e sarebbe potuto entrare nella top 10? Lascialo nei commenti, ti leggerò. Il vento ha fatto sì che il gruppo si dividesse in diversi gruppi, con il francese Luc Leblanc in uno dei gruppi di coda. A 3 km dall'arrivo, una nuova Rabobank ha attaccato, questa volta il giovane puttaniere e dopato Michael Bogert. Hanno continuato a provare la stessa assurda tattica, ma si sa, se non si prova non si vince. Anche se lo spagnolo Melchor Mauri cercò di seguirlo, fu invano. Negli ultimi metri Bogert approfittò di un errore del vincitore della Vuelta del 1991 e arrivò al traguardo come vincitore con un solo secondo di vantaggio su Zabel e il resto dei favoriti. Arrivò l'alta montagna, niente meno che sulle Alpi, e il risultato avrebbe lasciato il mondo a bocca aperta. Questa prima giornata di montagna di quasi 200 km tra Chambéry e la stazione sciistica di Les Arcs presentava il primo passo hors categorie del Tour, la Madeleine, di oltre 20 km con una pendenza media di oltre il 7% e quasi 2000 metri sul livello del mare. E per finire due passi più piccoli, il lunghissimo Cormet de Roseland di quasi 40 km con una pendenza del 4% e quasi 2000 metri sul livello del mare, per finire nel dolce passo di Les Arcs, di 16 km con una pendenza media del 6%. In linea di massima, un primo contatto con la montagna, ma sarebbe stato terribile. Come di consueto, la pioggia ha fatto sentire la sua presenza nella prima parte della tappa, compresa la salita alla Madeleine, che non abbiamo potuto vedere attraverso le immagini televisive a causa della nebbia. Tuttavia, allo striscione della vetta del Colosso Alpino c'erano ancora le telecamere e abbiamo potuto vedere come il gruppo dei favoriti fosse assolutamente spaccato. Un giovane tedesco di 22 anni di nome Jan Ulrich, al suo debutto al Tour per la Telecom, stava sbalordendo il mondo e lasciando il gruppo in trepidazione mentre l'ormai classico Richard Virenque prendeva il comando davanti a Indurain, Zulle, Rominger, Berzin, Riis e un piccolo gruppo di favoriti. Il leader Eulot è rimasto indietro e ha superato la vetta con oltre un minuto e mezzo di ritardo dal gruppo principale, ma la notizia era più lontana. Uno dei principali favoriti per il Tour, Laurent Jalabert, è uscito dalla corsa nei primi minuti. Con un ritardo di 4 minuti e 26 secondi, Jai è arrivato in cima alla Madeleine con la maglia completamente sbottonata, mentre i suoi compagni di squadra erano vestiti di tutto punto, con tanto di stivali e guanti. Lo sprint bianco era stato epico. Jalabert voleva puntare al Tour eppure una delle classiche indigestioni della squadra once mise fine al sogno giallo di un corridore dopato che non si sarebbe mai più avvicinato alla conquista della Grand Boucle. Non abbiamo visto le immagini della discesa, ma deve essere stata epica per due motivi. Il primo è stato il ritorno del leader Eulot nel gruppo principale, non che stesse prendendo precauzioni, perché il secondo motivo è stato che Bjarne Riis, l'uomo allora conosciuto come Mister 60 a causa del suo elevato ematocrito, ha attaccato in discesa e ha accumulato un vantaggio di oltre un minuto e 15 secondi sul gruppo dei favoriti. Secondo l'uomo calvo curato da Cecchini, ha attaccato semplicemente per divertimento, per controllare i suoi rivali. Tony Rominger è caduto e si è danneggiato il ginocchio, anche se è riuscito a proseguire, e i pochi corridori Banesto rimasti nel gruppo principale hanno speso le loro energie nell'inseguimento. Non appena Riis è stato raggiunto, il campione danese ha mandato all'attacco il suo gregario tedesco Udo Bolz. Finalmente abbiamo potuto godere delle immagini delle telecamere e abbiamo potuto vedere come lo scalatore tedesco fosse nel suo elemento proprio all'inizio del Cormet de Roseland. Mentre dietro Jalabert soffriva come un lupo ferito e continuava a perdere tempo con Bolt e i favoriti, il tedesco si arrampicava con una facilità impressionante, dimostrando che la squadra che l'anno scorso era stata imbarazzante, ora aveva trovato la chiave per poter volare, siringa in vena, nel bel mezzo del Tour de France. Il loro ritmo era così buono che Miguel Indurain rimase con un solo compagno, l'allora giovane e meno cocainomane José María Jiménez. In quel momento, lo svizzero della festina, Laurent Dufaux, uno dei più completi dopatori dell'epoca, decise di attaccare a 10 km dalla vetta e dietro di lui altri due uomini molto pericolosi, il compagno di squadra di Dufaux, Richard Virenque, il suo acerrimo nemico e pazzo francese, Luc Leblanc, e lo spagnolo della Kelme e conoscitore delle tecniche di Michele Ferrari, Fernando Escartín. Tutte queste accelerazioni hanno causato una grave perdita nel gruppo principale, quella del leader Stepan Eulot. Il ciclista del GAN è rimasto completamente paralizzato. Aveva speso tutte le sue energie nella discesa della Madeleine, non aveva mangiato e sapeva di non avere nel sangue i fuochi d'artificio di cui lui e Chris Boardman avevano goduto al Delfinato settimane prima.
L'immagine era di quelle che fanno parte dei libri di storia. Il campione francese piangeva sulla sua bicicletta come un bambino a cui è stato tolto un giocattolo. Pochi minuti dopo, avrebbe abbandonato il Tour in giallo, in una delle scene più tristi della storia del Tour de France. Stiamo parlando di un uomo che in due occasioni è arrivato tra i primi 15 della classifica generale della Grand Boucle. Non era un cattivo ciclista, ma quel giorno la maglia gialla era di gran lunga superiore all'attuale manager della Lotto Destiny. Il gruppo dei favoriti si è ricompattato, ma gli attacchi sono stati costanti. Un attivissimo Bjarne Riis ha nuovamente sferrato un colpo di frusta a pochi chilometri dalla vetta, nonostante avesse il suo compagno di squadra davanti a sé, e anche lo stesso Zülle ha sferrato uno dei suoi classici attacchi senza guardarsi indietro che ha lasciato Indurain senza la compagnia di Cava Jiménez. È stata una tappa in cui gli attacchi, il doping e il meteo hanno fatto la storia. Non appena il Roseland è stato incoronato, è uscito il sole e i ciclisti hanno sentito il calore dopo alcuni giorni di pioggia costante. Inoltre, l'illuminazione ha fatto sì che il sempre pericoloso Zülle cadesse due volte nelle discese. Mister Magù è stato all'altezza del suo soprannome e della sua goffaggine e, sebbene sia riuscito a rientrare nel gruppo principale, era già ammaccato e ferito. Chi è caduto in modo assolutamente spettacolare è stato il corridore belga della Rabobank, Johan Bruyneel, che, a tutta velocità per raggiungere i favoriti, è caduto in un burrone, senza casco, a oltre 70 km all'ora. Fortunatamente ha avuto la fortuna che non ha avuto il sempre ricordato Gino Mader che, incredibilmente, si è arrampicato sulle rocce per risalire in bici e insegnare poco dopo a Freelance Armstrong che non bisogna mai arrendersi nonostante le difficoltà. Udo Bolz è arrivato ai piedi di Les Arcs con un minuto di vantaggio su Laurent Dufaux e 2 minuti e 25 secondi sul gruppo dei favoriti, già sotto il classico sole cocente di luglio. Il team Mapei di Giorgio Squinzi decise di mandare in avanscoperta il campione spagnolo Manuel Fernández Giné, ma subito Walter Gudefrut e Bjarne Riis decisero di rimettere al lavoro il giovane Ulrich dai capelli rossi e neutralizzarono rapidamente l'andaluso. Il campione danese ha lasciato scappare il suo connazionale Boenburger, dopato, mentre davanti Dufaux ha ripreso e lasciato indietro Bolt, che ha risentito del cambiamento climatico e degli oltre 70 km di fuga. A 8 km dall'arrivo, lo svizzero ha staccato di quasi 2 minuti il gruppo dei favoriti e, casualmente, Miguel Indurain, specialista di questo tipo di salite ripide, non ha sferrato uno dei suoi classici attacchi. Né Rominger, né Berzin, né Riis, né Zülle hanno attaccato, forse per paura di papà Mikel, ed è stato a 7 dalla fine che qualcuno ci ha provato. Si trattava dell'ex campione del mondo Luc Leblanc, con un attacco sferrato con la corona grande e che, in linea di massima, non aveva importanza per la classifica generale dopo la perdita di quasi 4 minuti del giorno prima. Ancora in piedi sulla sua bici, ha recuperato rapidamente terreno su Dufaux e in pochi metri è riuscito a prendere un vantaggio di quasi un minuto, sui favoriti. Stava accadendo qualcosa di strano, il gruppo stava raggiungendo Bolz mentre Ulrich, Rominger, Olano e Riis avanzavano, né Zülle né, soprattutto, Indurain aumentavano il ritmo per raggiungere i fuggitivi. A 5 km dall'arrivo, Dufaux era in testa con 40 secondi di vantaggio sulle Blanche e 1 minuto e 42 secondi sui favoriti, cioè aveva preso più vantaggio nonostante fosse in fuga. Il topo dopato austriaco, Peter Luttenberger, decise allora di attaccare con le droghe preparate per Marco Pantani e Richard Virenque saltò sulla sua ruota. A quel punto tutti si resero conto che Miguel Indurain non stava saltando a questi attacchi, non stava bene, e la Telecom decise finalmente di aumentare il ritmo nella figura di Jan Ulrich. Questa accelerazione ha fatto cadere sia Zülle che Big Mig a 4 km dal traguardo. Le telecamere erano costantemente puntate sul principale favorito del Tour, coinvolto nella più grande caduta della sua carriera sportiva. Il ritmo di Indurain era solo di poco superiore a quello di Eulot di qualche minuto prima. Era completamente esausto e chiedeva sali ai direttori di macchina che gli offrivano solo acqua. Il fatto che fosse stato caldo tutto il giorno, i problemi di doping di Banesto e i numerosi attacchi degli avversari avevano distrutto il sempre combattivo Indurain. Sembrava un cane assetato in mezzo al deserto e Mapei e Telecom hanno subito approfittato della situazione per accelerare il ritmo e mettere fuori gioco il campione spagnolo. Anche lo svizzero Zülle stava subendo le conseguenze delle sue cadute, con sangue secco sui lati dei pantaloncini e, nonostante fosse in piena forma sotto la pioggia, un mix delle sostanze che hanno fatto cadere già la Berta a terra e la sua scarsa capacità mentale lo hanno messo fuori gioco. La televisione francese ha mostrato la caduta del detentore della maglia gialla delle ultime 5 stagioni, mostrando un Leblanc senza catene che aveva già superato Dufaux.
Il francese era ancora in piedi con la corona grande inserita e Indurain sembrava un cicloturista esausto dopo una giornata di 2 ore in bicicletta. Il ciclista della Polti, logicamente, è arrivato al traguardo da vincitore in una delle migliori vittorie della sua carriera sportiva e ha dimostrato di essere uno dei migliori scalatori del pianeta. L'anno precedente non aveva potuto partecipare alla Grand Boucle dopo essere stato truffato dal proprietario di una squadra che lo aveva ingaggiato come campione del mondo, e ora era tornato ai vertici di uno sport che lo faceva impazzire, ma che amava con tutto il cuore. Pochi secondi dopo, Dufaux è stato raggiunto dal gruppo dei favoriti da cui è emerso come un'esalazione il veterano svizzero Rominger. Il cliente Ferrari, grazie a un ottimo volano che lo ha avvicinato alla testa della corsa, ha accelerato negli ultimi metri per arrivare a 47 secondi da Leblanc, seguito da Luttenberger. Virenque, Dufaux il campione del mondo, a 52 secondi. 4 secondi più tardi arrivarono Rees, Ulrich, Escartin, Hugrumov e Berzin. Ma il mondo era ancora sotto shock, tutti guardavano Indurain, che non smetteva di mostrare la sua sofferenza ogni volta che le telecamere si concentravano su di lui. Senza dubbio altri ciclisti mediocri come Eulot si sarebbero messi a piangere e forse si sarebbero arresi una volta raggiunto il traguardo, ma Big Mig era un tipo diverso di persona. Zülle ha raggiunto il traguardo con 3 minuti e mezzo di ritardo dal vincitore, perdendo quasi 1 minuto al chilometro rispetto al francese dopo la sua fuga. Il compagno di squadra di Sabino Padilla è arrivato al traguardo quasi 1 minuto dopo, a 4 minuti e 19 secondi dal vincitore Leblanc, quasi senza pedalare, esausto. Lo ha fatto quasi senza pedalare, esausto e sfinito. Una distanza abissale, senza dubbio, ma il corridore della Banesto non avrebbe gettato la spugna così facilmente. Laurent Jalabert era completamente fuori dalla lotta per la maglia gialla. Con problemi di diarrea e di stomaco causati dalla chimica, Jaya era a quasi 13 minuti dal vincitore e molto più indietro c'era il presunto candidato alla vittoria del Tour, Chris Boardman, che se fosse nato 20 anni dopo, magari in una squadra britannica guidata da un ipocrita pelato, avrebbe avuto una possibilità. La carneficina è stata storica e il russo Evgeny Berzin, curiosamente, si è imposto grazie al suo vantaggio nella cronometro di apertura. Con pochi centesimi di secondo di vantaggio sul cliente Ferrari Olano, l'ex cliente Ferrari era in testa al Tour de France. Tony Rominger era terzo a 7 secondi e Bjarne Riis quarto a 8. Indurain aveva già quasi 4 minuti di ritardo dal nuovo leader, quindi ora la prospettiva era completamente diversa. Ma i giorni sulle Alpi continuarono. La seconda tappa alpina fu una cronometro di 24 km e mezzo verso la località di Val d'Isere. Gli ultimi 14 km sono stati una salita costante verso questo passo di montagna, con una pendenza media di oltre il 6%, un passo molto simile a quello di Les Arcs del giorno precedente. Con un tempo molto più favorevole, nuvoloso ma senza vento, Chris Boardman è stato il primo a correre una buona cronometro, da grande specialista della disciplina. Dopo aver perso mezz'ora il giorno prima, il corridore della squadra guidata dal più grande nemico di Naurito Quintana, Roger Legeai, ha fatto registrare i migliori tempi in ciascuno dei punti intermedi e ha guidato la classifica con un buon tempo di 54 minuti e 23 secondi. Questo tempo non è stato migliorato da nessuno fino all'arrivo dei principali favoriti. Anche un Jalabert molto deperito fallì di nuovo nel tentativo, con un tempo vicino ai 58 minuti che dimostrava che il sacchettino non era stato trattato nel migliore dei modi e che la preparazione del vincitore della Vuelta a España del 1995 era stata totalmente carente. Miguel Indurain, dal canto suo, è partito senza altri riferimenti se non quello di Boardman. Il pubblico era ansioso di vedere la prestazione del numero uno nella sua disciplina preferita poche ore dopo essere stato distrutto su strada, ma è apparso subito chiaro che almeno si era ripreso. Al primo intermedio ha battuto il tempo di Boardman di 6 secondi e né Zülle, né Luttenberger, né Virenque, né Dufaux, né Escartin, né Hugrumov sono riusciti ad avvicinarsi. Fino al quinto classificato nella classifica generale, il sorprendente numero 28, Jan Ullrich, ha sorpreso il mondo con un tempo di 7 secondi migliore di quello di Indurain in quel primo punto intermedio. Si sapeva che il giovane teutonico era un grande cronoman, ma nessuno pensava che potesse riprendersi così rapidamente dagli sforzi dei giorni precedenti in modo così brillante. Stava diventando la grande sorpresa del Tour de France. Rudy Pevenage aveva convinto Godefroot a schierarlo al Tour contro lo scalatore e connazionale di Riis, Peter Maynard, perché sapeva di avere un giovane in forma spettacolare in grado di assimilare le PO nel sangue come nessun altro corridore che avesse mai conosciuto. Era chiaro che non si sbagliava. Né Olano,
Né Ries, né Rominger riuscirono a migliorare il tempo del tedesco e solo un'ispirata maglia gialla e specialista delle cronometro. Evgeny Berzin riuscì a migliorare il tempo di Ulrich con un impressionante vantaggio di 16 secondi in meno di 10 km. Davanti, Indurain ha continuato a battere il record di Boardman all'inizio della salita, con 27 minuti e 10 secondi al punto intermedio. Ciò ha confermato che Indurain, pur non essendo nel miglior momento della sua carriera, può, in una disciplina così combattuta come la cronometro, essere al livello dei migliori. Naturalmente, quasi tutti i favoriti che avevano i loro riferimenti erano ancora davanti a lui. Ulrich fu di nuovo il primo, migliorando il tempo di Indurain di 16 secondi. Bjarne Riis, quando è arrivata la salita, ha iniziato con la sua classica posa, con la schiuma alla bocca, e in piedi sulla sua bici ha migliorato il tempo del suo compagno di squadra di 12 secondi. Questo dimostra che i corridori della Telecom erano in forma spettacolare, ancor più degli specialisti Mapei, Rominger e Olano. Nessuno di loro è riuscito a migliorare il tempo di Riis o di Ulrich e, ancora una volta, Berzin è stato l'unico in grado di superarli tutti, con i suoi capelli biondi al vento, in una salita prodigiosa con un vantaggio di 24 secondi sul pelato dello Jutland. Negli ultimi chilometri, il campione in carica del Tour ha fatto una magnifica scalata e, stringendo i denti, ha migliorato il tempo di Boardman con un più che dignitoso 52 minuti e 54 secondi, quasi un minuto e mezzo meglio del tempo del ciclista britannico. Zülle è arrivato al traguardo e ha fatto sapere di essere mentalmente fritto e fisicamente di non voler rischiare, con la chimica dopo lo show di Jalabert. Il pessimo tempo di 54 minuti e mezzo ha lasciato il ciclista svizzero di Wans praticamente fuori dai giochi. In effetti, la salita del Big Mig era talmente buona in progressione che nemmeno il sorprendente Ulrich è riuscito a migliorare il suo tempo. Il 22enne tedesco, che all'epoca non poteva indossare la maglia bianca di miglior giovane, arrivò con un tempo di 53 minuti e 6 secondi peggiore di Indurain. Anche Tony Rominger della Mapei, con la ruota posteriore lenticolare, ha perso tempo sulla salita e ha raggiunto il traguardo esattamente con lo stesso tempo del corridore della Banesto. Un ottimo segno per lo spagnolo che ha eguagliato il miglior favorito il giorno prima alle Sarx. Ma fu subito chiaro che non avrebbe vinto la tappa quando un mostro gigante, alto quasi 1,90 metri e pesante appena 69 kg, vestito con una maglia rossa e un'enorme croce bianca della bandiera danese, tagliò il traguardo con un tempo di 52 minuti e 28 secondi, 26 secondi meglio di Big Mig. Nel 1995 era andato vicino a battere Indurain nella cronometro, ma i cattivi riferimenti finali gli avevano impedito di farlo per pochi secondi. Ora potrebbe farcela, tanto più che anche il campione del mondo Abraham Olano è stato danneggiato dalla ruota lenticolare e ha perso 10 secondi rispetto al ciclista danese. Ma no, i pronostici della prima metà della cronometro sono stati confermati e, come quel giorno a Follonica nel Giro d'Italia del 1994, Evgeny Berzin è volato sulla bici da cronometro e con un modo spettacolare di pedalare non solo ha superato Riis, ma anche ha aumentato il divario da tutti i favoriti con un tempo spettacolare di 51 minuti e 53 secondi, 35 secondi davanti al leader della Telecom. Berzin era rimasto 2 anni senza vittorie importanti dopo che Michele Ferrari aveva lasciato la squadra Juice e le sue cattive abitudini di vita avevano smorzato l'esplosione del russo nel 1994. Ma ora era tornato ai massimi livelli, allungando il suo vantaggio a quasi un minuto su Riis e Olano. Tuttavia, quello che sembrava un solido leader sarebbe esploso il giorno successivo, nell'ultima giornata sulle Alpi. Era la tappa regina del Tour de France. Né più né meno che i giganti alpini come l'Iseran e il Galibier sul versante del Telegrafe, due passi hors categorie sopra i 2500 metri e infine i più leggeri Montginevro e Sestriere-Sneller, nelle Alpi italiane, il tutto dopo 189 km infernali. Tuttavia, il freddo estremo e la neve hanno fatto crollare la cima dei primi due colli, il che significa che nessuno dei due è stato scalato, e la tappa è stata ridotta alla ridicola lunghezza di 46 km e mezzo. Cosa che ha favorito soprattutto Evgeny Berzin, dato che la maglia gialla non aveva una squadra Juice forte intorno a sé, dato che, a differenza della scorsa stagione, non poteva più contare su corridori gregari come Piotr Grumov, Ivan Gotti o Bjarne Riis. Il calvo corridore danese era in teoria il più svantaggiato. Aveva riservato le sue energie per sferrare un potente attacco sul Galibier, protetto dall'EPO che scorreva nelle sue vene bitorzolute e in quelle della sua squadra Telecom, finora la più potente della grande boucle. Nonostante l'amputazione, la squadra tedesca decise di seguire il piano, anche se aveva scalato solo due passi molto ripidi e di altitudine inferiore come Montginevre e Sestrieres. Andranno all'attacco e, dopo una breve ma insipida accelerazione di Alex Zülle,
Sarà proprio Bjarne Riis a decidere di attaccare sulle prime rampe del Mont Ginevro. L'attacco non è stato visibile a causa delle condizioni atmosferiche e quando le telecamere si sono accese, il discepolo di Luigi Cecchini era già in testa alla gara da solo, con la targa grande e con una potenza assolutamente fuori dal comune. Dietro, i francesi Luc Leblanc e Richard Virenque hanno cercato di raggiungere il numero 21, ma l'alopecica era così forte quel giorno che nessuno, assolutamente nessuno, è riuscito ad avvicinarsi alle prestazioni di un uomo che ha raggiunto l'apice della sua carriera proprio in quel momento. L'uomo che solo 5 anni fa era arrivato a più di 2 ore dal vincitore del tour nella classifica generale, un semplice gregario, è riuscito a doparsi e a prepararsi come nessun altro per distruggere i migliori corridori del mondo alla tenera, età di 32 anni. Berzin rimase presto solo con la compagnia del suo unico gregario, Frattini, e il gruppo, che già comprendeva Virenque e Leblanc, iniziò a scalare il Sestrieres con oltre 40 secondi di ritardo da un intrattabile Riis, che aveva fatto quella tremenda differenza da solo, dandogli tutta l'aria sulla sua testa pelata e su un passaggio di seconda categoria. Molti non ricordano questa prova di Mister 60, ma siamo convinti che se avesse attaccato a Galibier, avrebbe lasciato il tour in bilico. Nella stazione sciistica italiana, Riis ha continuato ad aumentare il distacco dal gruppo dei favoriti, che non si sono rilassati o hanno mantenuto il ritmo come nel giorno di Les Arcs. Ora era lo stesso Berzin a cercare di prendere l'allora secondo classificato del tour, e non solo lui, ma anche il terzo classificato, Abraham Olano, in un passaggio che gli si addiceva molto per le sue caratteristiche. Lavorava a favore del suo presunto leader Tony Rominger. Eppure, nonostante il primo e il terzo classificato si siano sollevati l'un l'altro e si siano capiti perfettamente, Riis ha continuato ad aumentare il suo distacco fino a raggiungere l'incredibile cifra di 51 secondi in questo tipo di passi di montagna senza quasi alcuno sforzo precedente, in soli 40 km. A 4 km dall'arrivo fu il topo austriaco Carrera a sferrare un attacco che ridusse ulteriormente il gruppo. Dei Galli avvicinò almeno un po' il gruppo a Riis, mentre gli agguerriti Olano e Berzin iniziarono a staccarsi. Il leader stava mostrando le sue debolezze, proprio come Miguel Indurain, forse nella sua migliore giornata al tour. A 3 km dall'arrivo ha attaccato con la presa sul manubrio e l'amico dello spagnolo Ventolin ha mostrato il suo classico livello quando non ha dovuto fare sforzi molto lunghi. Il taglio della tappa era stato ottimo per lui e stava distruggendo il gruppo, dato che solo Leblanc, Virenque, Ulrich, Rominger, Bolz, Escartin e Luttenberger erano in grado di seguirlo. Il grande Miguel aveva ridotto il distacco da Riis a 35 secondi, mentre il leader Berzin aveva già perso più di un minuto, quindi sembrava chiaro che il danese avrebbe indossato la maillot jaune del leader per la seconda volta nella sua carriera. Nessuno è riuscito a prenderlo. È scappato praticamente per tutta la tappa ma solo negli ultimi chilometri è stato avvicinato. Con la sua enorme stazza di quasi 2 metri, con la sua lucida testa pelata e le sue braccia alzate nel più puro stile Cipollini, l'ex compagno di squadra di Laurent Fignon ha schiacciato la concorrenza e ha vinto la tappa in modo magistrale. Luc Leblanc è arrivato a 24 secondi dopo un attacco finale negli ultimi metri, mentre Virenque, Indurain e Rominger lo hanno seguito a breve distanza. I grandi favoriti si sono avvicinati a poco fino a quando, con oltre un minuto e mezzo di ritardo, esausto dopo il lavoro a cui non era più abituato dai tempi di Michele Ferrari, Evgeny Berzin è arrivato. Ha perso la maglia gialla e non sarà mai più competitivo nel ciclismo professionistico. Riis ce l'aveva fatta e la moglie cornuta e l'ex leader Fignon erano al traguardo per festeggiare con lui. Da questo momento in poi, il tour fu venduto dalla stampa come uno strano duello, quello tra Bjarne Riis, il nuovo leader, e Miguel Indurain, presumibilmente recuperato ma con quasi 5 minuti di ritardo dal danese, all'ottavo posto della classifica generale. Sembrava che il resto non contasse e, in minima parte, non avevano torto. Il giorno seguente abbiamo avuto una giornata di media montagna con arrivo a Gap, che sarebbe stata l'ultima prima del giorno di riposo. Il tempo ha finalmente dato tregua ai corridori e il classico caldo di luglio è tornato, anche se abbiamo visto subito la prima vittima dello sforzo. Si tratta di Laurent Jalabert, che esausto, dopo molteplici cacche e uno stomaco distrutto dal freddo, dal doping e dalla pressione popolare, ha abbandonato mestamente il tour in cui era senza dubbio uno dei favoriti per il podio finale. Ancora una volta il gruppo ha scalato il Mont Ginevro, ma questa volta sulla sua salita più lunga, 42 km con una pendenza media del 3%. È qui che 3 uomini molto pericolosi hanno attaccato, il francese Richard Virenque, sempre nel vivo della corsa, il vecchio lettone Piotr Ugrumov della Roslotto, che aveva perso un po' di tempo il giorno precedente, e, fischiettando, Jan Ullrich a ruota dei due.
Il tedesco era già quinto al turno nonostante avesse dovuto lavorare per Riis, e ora non lo stava tradendo. Stava semplicemente controllando il pericoloso Virenque senza mollare un solo strappo. Va ricordato che Ulrich, cresciuto nella Germania comunista, ha sempre ricevuto un'educazione basata sulla lealtà verso i compagni di squadra e sul rispetto per i leader. Per questo motivo, nonostante abbiano preso un grande vantaggio e Ulle sia stato leader virtuale per molti chilometri, il numero 28 è rimasto fedele a Riis e non ha voluto aumentare il distacco dai suoi compagni di fuga. Non sappiamo se oggi si sia pentito di questa manovra. Nonostante il distacco di quasi 4 minuti, la Mapei si è messa al lavoro, temendo che Ulrich superasse Olano e Rominger nella classifica generale, e li ha raggiunti a 70 km dall'arrivo. Altri favoriti come Indurain, Dufaux e Leblanc hanno provato a contrattaccare sui passi di mezza montagna, ma sono stati tutti ripresi dal gruppo guidato da Telecom e Mapei. Chi si è lasciato scappare è stato il danese della Rabobank, Rolf Sørensen. Questo dopato e amico intimo di Riis aveva sempre primeggiato al Tour de France, ma ora aveva firmato per la nuova squadra olandese guidata dal medico antidoping Geert Leinders e stava stupendo il mondo con la sua combattività. Bjarne Riis era combattuto tra il lasciar vincere il suo amico o guadagnarsi la fiducia della squadra tedesca Telecom, così decise di lavorare in prima persona, tradire il suo amico e guardarsi il culo, lavorando negli ultimi 10 km con Ulrich in modo che Sørensen venisse ripreso sul rettilineo d'arrivo. La mossa è stata molto utile, perché ancora una volta Erik Zabel, senza la presenza di grandi pacemaker rivali, ha vinto in totale solitudine, ottenendo la terza vittoria parziale per la Telecom, oltre a indossare la maglia verde della classifica a punti. La mossa ha funzionato bene per Riis, che ora ha avuto il tempo di fare una ricca trasfusione di sangue nel giorno di riposo nell'hotel in cui alloggiava. La seconda settimana è stata ricca di giornate di media montagna, come la prima tra Gap e Valence, con quasi 200 km e fino a 6 passi di seconda e terza categoria lungo il percorso, tutti concatenati e praticamente senza riposo fino al traguardo. All'inizio della giornata c'è stato un altro attacco di Virenque a cui hanno risposto rapidamente Ulrich e Rominger, ma non è stato possibile vederlo dopo che Riis li ha ripresi facilmente. I corridori della Telecom hanno lasciato saltare 8 uomini che non erano in lotta per la classifica generale, dal campione spagnolo Lolo Fernández Giné, al francese Laurent Roux della TVM, al suo connazionale Laurent Brochard della Festina o all'italiano Alberto Elli della MG. Tutti questi corridori si trovavano nel loro elemento su questo terreno, quindi si sono conosciuti rapidamente e sono arrivati a Valence con quasi 3 minuti di vantaggio sul gruppo. Tuttavia, chi è stato molto più furbo dei suoi rivali è stato il papu colombiano di Kelme, Kepe González, che ha attaccato nell'ultimo chilometro per ottenere la prima vittoria colombiana nella storia del Tour de France in una tappa che non era di alta montagna. Kepe è stato il pioniere, l'uomo che non era uno scalatore ma che è stato in grado di ritagliarsi un posto tra i dopati europei, cosa che ha un grande merito tra le fila dei corridori della Kelme, sempre molto puliti e consigliati da Uffe Fuentes. Kepe è stato molto intelligente, in quanto ha ascoltato le tattiche dei suoi rivali quando si sono avvicinati all'auto dei loro dirigenti. L'espressione del cliente di Ferrari, Fernández Giné, era triste nel vedere come il colombiano gli avesse sottratto la vittoria negli ultimi metri. Il dodicesimo giorno sembrava più leggero del precedente, in quanto i 4 passi di seconda e terza categoria si trovavano nelle prime fasi della gara e gli ultimi 40 km fino a Puy en Velay erano completamente pianeggianti. In quel periodo, ogni tappa del tour era combattuta e si formavano fughe piene di corridori di qualità. Ne facevano parte uomini come il già citato Laurent Roux, lo svizzero Pascal Richard della MG, l'italiano Mirko Gualdi della Polti, lo spagnolo Melchor Mauri della Wans, il veterano ex ciclista dopato Erik Braukink o il pericolosissimo danese Jasper Skibby. Lo svizzero Laurent Dufaux ha cercato di spezzare il gruppo per permettere ai corridori della Festina, sempre artificiali, di sorprendere. Ma il loro carico di doping non era come quello che avrebbero avuto l'anno successivo e un fortissimo Jan Ulrich ha fermato ogni tentativo di fuga. Il gruppo in fuga raggiunse il traguardo con un vantaggio di oltre 15 minuti e, una volta lì, l'immancabile Pascal Richard superò facilmente Skibby vincendo con enorme superiorità poche settimane prima di conquistare l'oro olimpico ad Atlanta. L'imbroglione fiscale non ha deluso sulla strada con i suoi classici colpi di insulina. Senza dubbio uno dei migliori cacciatori di tappe dell'epoca. Più pericolosa si preannunciava la tappa successiva, che terminava a Superbesse, un muralito di 2 km di stazione sciistica con una pendenza media del 7%, dopo altre 4 salite di seconda e terza categoria previste dal menù. C'è stata una nuova fuga, questa volta con corridori di alto livello, come il già finito senza l'esclusiva dell'EPO,
Claudio Chiapucci della Carrera, il velocista diventato scalatore, Jamoldine Abdujaparov della Refin, lo scalatore fallito Chris Boardman, i giovani italiani Michele Bartoli, Giuseppe Guerini e Paolo Savoldelli, i danesi dopati Sorensen e Hamburger, il portoghese dei frati puliti Orlando Rodriguez o l'immancabile Laurent Brochard. Tuttavia, sul passo di seconda categoria di Saint Anastasia, lungo solo 4 km ma con una pendenza media del 8%, il gruppo ha iniziato a lavorare sodo, guidato ovviamente da un Jan Ullrich assolutamente incommensurabile, che ha lasciato il gruppo dei favoriti e poco altro, distruggendo tutti i corridori della Banesto tranne Miguel Indurain. Questo ritmo infernale è stato seguito da un attacco potentissimo di Luc Leblanc, l'ennesimo in un tour in cui ha indubbiamente brillato. L'attacco ha fatto così tanti danni che Tony Rominger ha dovuto contare sull'aiuto di Fernandez Giné per rientrare nel gruppo dei favoriti, dimostrando che il vecchio svizzero non era all'altezza del vecchio pelato in maglia di leader di questo tour. L'intimo nemico di Leblanc, Richard Virenque, ha continuato con gli attacchi ed entrambi hanno raggiunto un leggero vantaggio sul gruppo che stava tirando la Telecom con Bols e Ullrich per distanziare Tony Rominger. Il duello francese è stata la classica guerra senza importanza, ma ha generato molte polemiche nelle chat galliche e il sempre intelligente Rhys ha saputo come vederle per non sfinirsi troppo su queste ridicolaggini infantili. Nella discesa verso Faux, Fernandez Giné e l'altro disarcionato Ugrumov hanno lavorato insieme e sono riusciti ad avvicinare Rominger al gruppo dei favoriti, mentre Leblanc e Virenque sono arrivati ai piedi del passo con 33 secondi di vantaggio su Rhys e un minuto di ritardo dal trio di testa dei fuggitivi, che ora erano solo Rolf Sorensen, Orlando Rodriguez e Paolo Savoldelli. In Faux è stato il topo dopato austriaco ad attaccare, come quel giorno al Giro di Svizzera, vedendo in pericolo il suo sesto posto nella classifica generale. Sì, anche in questa epoca c'erano topi che lottavano per posti non descritti nella top 10. Questo ha reso il ritmo così duro che solo Rhys, Berzin, Indurain, Olano, Dufaux e Piepoli, sì, lo stesso Piepoli che puoi immaginare, erano alla sua ruota. È stato forse il primo momento di debolezza di Jan Ullrich in tutto il tour. Mentre davanti Leblanc continuava ad attaccare Virenque invece di collaborare per raggiungere la testa della corsa, Luttenberger era ancora scatenato, in piena transpelata Carrera, come se lo spirito di Pantani stesse formando un esercito di straordinari pelati nella squadra degli occhiali da sole. Il ritmo era così impegnativo che Evgeny Berzin, secondo in classifica generale, stava cadendo come un frutto maturo in un tour che stava diventando uno spettacolo per gli spettatori. La perfezione dell'APO nel ciclismo unita alla mancanza di auricolari, potenziometri e altre schifezze antispettacolo. Leblanc e Virenque raggiunsero la testa della corsa a pochi chilometri dall'arrivo, ma non erano interessati a vincere la tappa, bensì a ottenere il maggior vantaggio possibile su Bjarne Riis. Ora hanno collaborato negli ultimi metri e in quelle situazioni, un altro killer è colui che sarebbe stato il secondo classificato alle Olimpiadi dopo Richard. Il mostro dopato Rolf Sorensen ha usato la sua intelligenza per prendere il comando all'ultima curva e vincere su Orlando Rodriguez e Richard Virenque. Indurain ha accelerato negli ultimi metri e ha guidato il gruppo di arrivo di Riis con Olano, Luttenberger e Dufaux a 23 secondi di distanza. A 51 anni, Ullrich, Rominger, Escartin, Ugrumov e Umberzin fuori forma, che ha perso il secondo posto, sono entrati in una tappa divertente. Era chiaro che la squadra Telecom non era così forte come si pensava, ma poteva già essere troppo tardi per il team Festina, che aveva più di 3 minuti di ritardo da Riis nella classifica generale dopo la sua pessima prestazione contro il tempo. Il 14° giorno, tra Besse e Tulle, di 186 km, era un'altra tappa di media montagna, in un tour progettato da e per il fallito Laurent Jalabert. Ancora una volta si è andati a tutta velocità per la prima metà della tappa e ancora una volta Richard Virenque è stato il protagonista, andando in fuga con diversi corridori della Festina e della Telecom in un'azione che ha colto di sorpresa i corridori della Banesto e della Mapei. I compagni di squadra di Indurain hanno dovuto lavorare per oltre 50 minuti per riunire i due gruppi in un tour che non stava andando bene per gli spagnoli, abituati a tanta gloria. Dopo l'unione, è stata autorizzata una fuga con alcuni dei classici di questa edizione in fuga. Mirko Gualdi, Laurent Madouas, Rolf Jarman o Bamburger ne hanno fatto parte, ma tra tutti il vincitore è stato l'usbeco Jamoldine Abdujaparov della Ceramica Refin. Incredibilmente e prepotentemente, ha lasciato Bamburger a piedi come un manichino e, dimostrando la sua ritrovata abilità di scalatore le cui gambe pompavano sangue ed EPO in egual misura, è arrivato come vincitore. Non in uno sprint, né in una vittoria di gruppo. L'ha fatto facendo arrabbiare i suoi rivali in salita, non dirmi che il ciclismo non era meraviglioso negli anni 90.
la classifica generale è rimasta invariata. Il giorno seguente, anch'esso una tappa di media montagna con arrivo alla Gaillard-Villene, la Telecom permise nuovamente una fuga senza corridori pericolosi. I tifosi stavano già pensando alla giornata di montagna del giorno successivo, in cui avremmo assistito al presunto duello tra Indurain e l'amatissimo ciclista danese Bjarne Riis. Pertanto, diversi inseguitori di tappa hanno avuto la loro occasione, dall'australiano Neil Stevens all'italiano Michele Bartoli, dal suo connazionale Giuseppe Guerini al belga Peter Van Petegem. Tutti ciclisti di grande qualità che, curiosamente, sono stati sconfitti da un vecchio e pericoloso artefice italiano del team Carrera. Massimo Pondenzana approfittò di un impasse di questi esperti ciclisti e della caduta di Stevens per andare in solitaria e raggiungere il traguardo da vincitore, 2 anni prima di essere il miglior collaudatore del suo compagno di squadra Marco Pantani, e segno che il pirata avrebbe potuto essere il grande rivale di Bjarne Riis in questo tour se fosse stato disponibile. Incredibile, ma vero, la vecchia gloria si stava comportando meglio che mai vicino ai 40 anni. Questo è il ciclismo di cui ci siamo innamorati tutti negli anni 90. Ma arriviamo al giorno B, il giorno in cui Bjarne Riis decise di dimostrare di essere il miglior ciclista dopato del pianeta. Si trattava di una tappa totalmente pianeggiante ma con un arrivo in quota sul temibile Autacam. 13,5 km con una pendenza media di quasi l'8% sotto un sole cocente e con Miguel Indurain che compie 32 anni e desidera mettere una candela alla Vergine di Lourdes nel santuario di questa montagna e, come se fosse Link di Legend of Zelda, uscirne con nuovi superpoteri. Ma non è stato così per Big Mig. Laurent Rucci ha riprovato da solo, ma il gruppo andava a tutta velocità quel giorno, sapendo che la classifica generale era in gioco, in gran parte, in questa tappa. All'arrivo ad Autacam, dopo le prime rampe è arrivato l'attacco di Alex Zülle, semplicemente per cercare di vincere una tappa. Ha superato rapidamente Ru, ma era chiaro che il suo ritmo non era quello dei giorni migliori e dopo diverse staffette da parte di Festina e Miguel Indurain, il corridore svizzero della Wans è stato raggiunto. Miguelon voleva dimostrare che solo lui era l'alternativa a Riis e ha imposto il suo ritmo classico, cercando di rendere Autacam una versione della sua salita di La Plagne dell'anno precedente. E all'inizio ha fatto qualche danno, facendo arretrare Tony Rominger, che cercava un ritmo ben inferiore a quello potente dello spagnolo di Banesto. Ma il 5 volte vincitore del Tour stava perdendo potenza man mano che si avvicinava alla frequenza cardiaca massima, e fu subito Jan Ullrich a imporre un ritmo molto più potente a 10 km dall'arrivo. In breve tempo, Bjarne Riis iniziò a mettere in scena uno spettacolo epico, tipico del suo personaggio ombroso e terrificante, e passò dal secondo posto dietro Ullrich alla coda del gruppo. In realtà non era a corto di energie, il pelato stava praticamente osservando i volti e i gesti dei suoi rivali per vedere come si comportavano. Aveva imparato questa tattica dal suo maestro Laurent Fignon e il sempre pitagorico Riis aveva memorizzato nel suo cervello questi schemi simpatici di riconoscimento fisico. La vista delle spalle afflosciate di Miguel Indurain gli fece pensare che non fosse in forma e il viso sudato di Evgeny Berzin gli fece capire che stava per essere abbandonato. Ha quindi chiesto a Ullrich di aumentare il ritmo e, a 8 km dall'arrivo, Bjarne Riis ha lanciato un potente attacco con uno sviluppo molto duro. Indurain lo seguì rapidamente e quando la maglia gialla se ne rese conto, rallentò e permise al resto dei favoriti di raggiungerlo. A questo punto, Riis ha attaccato di nuovo con il piatto grande, mentre gli altri rivali erano tutti sul piccolo. Erano tutti giochi mentali della scuola di Fignon e stavano funzionando. Indurain ha risposto di nuovo afferrandosi al manubrio, ma era già al limite. Riis guardò ancora una volta le facce di tutti i suoi rivali, come se fossero degli smidollati impotenti di fronte a un gigante dopato e plastificato. Riis invitò Indurain ad attaccarlo, lasciandolo in testa al gruppo, e quando vide che non ne poteva più, sferrò un terzo attacco. Sempre con il piattone, con una freschezza impressionante e in piedi sulla sua bicicletta, stava lasciando tutti indietro, compreso Indurain che cercava di rispondere con che pazzo se gesti agonizzanti. Il festeggiato stava perdendo malamente, ma era ancora alla guida dell'alopecico con Dufaux, Leblanc, Virenque e Piepoli, sì, lo stesso Piepoli che tutti conoscete, quello che vinse dopato su questa cima 12 anni dopo. Berzin era già fuori dai giochi, Olano, il secondo classificato del Tour, pure. Riis continuò con la sua tattica di lasciare il grande Mig in testa e, per l'ultima volta, attaccò di nuovo con il piattone per ridurre in 1000 pezzi il sogno dello spagnolo di vincere il 6° Tour e far saltare milioni di ipocriti danesi che cantavano Bjarne I Love You in inglese e celebravano l'evoluzione di un asino in un cavallo da corsa. Ora Indurain non tentò di seguirlo perché era scoppiato.
Ci aveva provato con tutte le sue forze, fino al limite dell'opinionismo. Maris lo aveva umiliato in modo impressionante. Duffo, Virenque, Leblanc e Piepoli riuscirono a mantenere un ritmo elevato, ma Indurain era già completamente eliminato. Riis da qui in poi fece un'ascesa pari a quella di Sestrieres della settimana precedente, ma ora su una salita molto più dura e ridicola. Bjarne sapeva di essere stato deriso per anni, che Ferretti non aveva creduto in lui quando nel 1993 aveva detto che avrebbe potuto vincere un tour, che nella Juice avevano messo il russo Evgeny Berzin davanti a lui come speranza per la maglia gialla e che nella Telecom doveva conquistare la fiducia del blocco tedesco con esibizioni di ciclismo totalmente dopate. Nessuno pensava che un uomo calvo, coetaneo di Indurain, sarebbe stato in grado di togliergli il trono di re del Tour e che lo avrebbe fatto con una tale carneficina. Forse è per questo che abbiamo visto un Riis al limite, con l'EPO che gli usciva dalle vene per l'intensità con cui decise di scalare gli ultimi 7 km di Autacam, battendo il record di salita di oltre 40 secondi, un record che resiste ancora oggi nonostante mostri come Freelance Armstrong o Jonas Vingegaard abbiano provato a farlo in futuro. Il volto di Riis, sul punto di esplodere nel caldo dei Pirenei e pieno di rabbia e gioia, è per me la più grande espressione del doping nella storia dello sport. Un esempio di come gli sporchi imbrogli, ben realizzati, possano creare dei veri e propri mostri che, nonostante le parole dure che dedichiamo loro, generano una tenerezza impressionante. Dedicando la vittoria al suo ex compagno di squadra deceduto, Fabio Casartelli, Riis è entrato come vincitore in modo schiacciante e umiliante nei confronti dei suoi rivali. 49 secondi dopo, il duo festina composto da Virenque e Dufo è arrivato senza alcuna possibilità di vittoria, ma dimostrando che il Kemichev di Bruno Russell stava iniziando a dare i suoi frutti. Leblanc e Piepoli sono arrivati poco dopo. Rominger, in una rimonta totale, ha recuperato corridori e ha raggiunto Ulrich e Ugrumova a un minuto e mezzo dal danese. Il secondo classificato, Olano, è arrivato 10 secondi dopo e a 2 minuti e mezzo dal pelato Indurain, completamente esausto e a corto di energie. Berzin e il topo austriaco persero più di 3 minuti quel giorno, in soli 7 km di pura trance ed epicità di Bjarne Riis, che al traguardo dichiarò sobriamente di aver ringraziato Indurain per lo sforzo e che, se avesse potuto, gli avrebbe fatto vincere la tappa successiva a casa sua, a Pamplona, come tributo, poiché riteneva Indurain una grande persona e un grande rivale. La realtà è che aveva il tour in pugno, con quasi 3 minuti di vantaggio sui due corridori Mapei, 3 minuti e mezzo sul suo compagno di squadra Ulrich e 4 minuti su Virenque e Berzin. Se sei arrivato fin qui, ti prego di apprezzare il video perché quella fronte pelata che sta per esplodere vale la pena. Siamo arrivati alla tappa regina del Tour 1996, dopo la tappa alpina del Galibier. Si trattava di un'impressionante corsa di 262 km tra Argeles Gazost e Pamplona, la capitale della Navarra, la città natale di Miguel Indurain. Sono stati scalati 4 passi molto duri, il Col d'Aubisque all'inizio sul versante di Solor, il Marie Blanque, il Sudé e il Larrao, una salita concatenata praticamente dall'inizio e poi 100 km di terreno accidentato fino alla città, delle corride attraverso le strade e le mandrie di stupratori sivigliani. Questa tappa è stata assegnata da Giorgio Squinzi, il proprietario della Mapei, che ha lanciato una sfida ai suoi corridori per cercare di vincere il tour. Il secondo e il terzo posto di Olano e Rominger non gli bastavano, voleva la maglia gialla. Anche perché Luci stava cambiando le regole per il 1997 e la squadra avrebbe dovuto abbandonare diversi corridori, e Squinzi doveva rimanere o con il gruppo di corridori belgi e italiani che avevano vinto la Parigi-Roubaix, con il gruppo di spagnoli e Rominger formato dagli ex corridori della squadra Class. Se avessero vinto il tour, avrei ovviamente scommesso su questo gruppo. Quindi per la prima volta sono stati costretti a farsi vedere durante la Grand Boucle. Il combattivo Michele Bartoli, Neil Stevens e il ciclista dopato più pericoloso della storia, Pascal Hervé, hanno attaccato sull'Aubisque, ma è stato solo sulla Marie Blanque che le cose si sono fatte serie. Ancora una volta, Luc Leblanc, il devastante cattolico con movimenti supersonici a tenaglia, attaccò 3 volte a più di 200 km dall'arrivo, facendo a pezzi il gruppo principale. Sfortunatamente per lui, Bolz e Ulrich si sono messi subito al lavoro e non gli hanno lasciato scampo, ma è stato notevole che ne Indurain, soprattutto, Rominger abbiano seguito la ruota dei favoriti sulle dure rampe del passo pirenaico finché gli animi non si sono calmati. Hervé, Stevens e Bartoli hanno superato la Marie Blanque con un vantaggio di 4 minuti sul gruppo ed è stato allora che Juan Fernandez, direttore di Mapei, ha deciso di bruciare tutti i ponti seguendo gli ordini di Squinzi.
I veterani scalatori spagnoli Fede Cave e Arsenio González hanno attaccato in vari modi, ma con loro c'era sempre una festina o una telecom, come Félix García Casas o Udo Bölts. Oltre ai già vincitori di tappa e agli sporchi dopatori Rolf Sørensen o il nuovo scalatore Jamoldine Abdujaparov. Alla partenza della Sudè, il trio di testa aveva 3 minuti e mezzo di vantaggio sul gruppo di Mapei e Bölts e quasi 7 minuti sul gruppo dei favoriti. Ma dalla rampa iniziale del duro passo pirenaico sono iniziate le ostilità. Né più né meno che Dufo e Virenque hanno attaccato insieme sulla classica scabecchina festina con una favolosa risposta di Jan Ullrich che ha asciugato gli orologiai. Pochi secondi dopo LeBlanc è saltato fuori con la sua classica marcatura di Virenque e Rominger, ma mentre il cattolico è arrivato facilmente alla ruota, lo svizzero dopato dalla Ferrari ha impiegato molto più tempo per farlo. Anche Olano e Skartin e Ugrumov si accorsero della mossa e gradualmente raggiunsero questo pericoloso gruppo di grandi scalatori, mentre Bjarne Riis continuava a tenere d'occhio Miguel Indurain, più per pietà e per volergli regalare la vittoria di tappa che per paura del campione spagnolo sconfitto. Evgeny Berzin aveva già perso contatto e non era nemmeno atteso, mentre nel gruppo Festina e Mapei, questi ultimi stavano soffrendo per le staffette di Dufo e Virenque. Un chilometro dopo, Riis ha finalmente lanciato un attacco e ha raggiunto facilmente il resto dei favoriti, ma un coraggioso Indurain ha seguito la sua ruota con molte complicazioni. La strategia aggressiva del team Mapei si è ritorta contro di lui. Rominger era già fuori ritmo e Olano stava soffrendo come un cane. Il campione del mondo non è mai stato un grande scalatore e lo svizzero era già in logico declino a 35 anni. Mentre Riis rimaneva in fondo al gruppo, sorvegliando Indurain, Ullrich difendeva il suo leader con estrema facilità dai cambi di ritmo della festina. I corridori si arrampicavano a un ritmo folle e solo il topo austriaco Luttenberger riuscì a entrare nel gruppo, approfittando di una fuga di Virenque, sapendo che Rominger stava perdendo tempo. Dopo diversi attacchi falliti da parte di Ugrumov, fu lo svizzero Laurent Dufo a sferrare un attacco secco, dopato con i farmaci di Willy Wohet, sostenuto e molto pericoloso, alla ricerca di 2 posti sul podio della festina. Ullrich ha risposto con estrema facilità e subito dopo Riis, Virenque, LeBlanc e Skartin, con molta più difficoltà, Luttenberger e Ugrumov. Olano, Fernandez, Giné e Indurain iniziarono a perdere metri rispetto agli 8 cavalieri dell'Apocalisse, che stavano già riprendendo tutti i resti della fuga con il ritmo infernale imposto dalla festina. Fu un vero e proprio massacro e gli spagnoli rimasero a bocca asciutta, come se stessero mangiando uva mentre ballavano le canzoni di Mecano. Negli ultimi chilometri del Sudè, Udo Bölts e Pascal Hervé sono stati ripresi dal gruppo, quindi c'erano già 3 festine e 2 telecom che si stavano sgravando per lasciarsi alle spalle la Mapei. Un volitivo Stevens prese il comando sul Sudè, ma con soli 12 secondi di vantaggio sul gruppo dei favoriti che stavano facendo esplodere il Tour de France. In pochi chilometri, avevano già più di 2 minuti di vantaggio sul gruppo di Indurain, Rominger e Olano, nel quale la Mapei stava lavorando per recuperare la distanza persa. Molto più indietro, a 6 minuti e mezzo di distanza, un Evgeny Berzin completamente sconfitto stava passando accanto ad Alex Zülle ed Eric Zabel. Questa tappa avrebbe senza dubbio definito la classifica generale di questo Tour de France. In discesa, il distacco dal Mapei è salito a 2 minuti e mezzo e, dopo aver raggiunto Stevens, il gruppo principale ha affrontato il durissimo Larrau, un passo i cui primi 7 km e gli ultimi 2 hanno una spettacolare pendenza media del 10%. All'inizio della salita, Dufo era ancora in modalità long e continuava a tirare il gruppo, mentre dietro i Mapei perdevano sempre più tempo. La mossa di Squinzi gli si era ritorta contro e i suoi uomini stavano perdendo i 2 posti sul podio che erano molto più vicini se fossero stati prudenti. Dufo, Virenque e Ullrich si stavano sgravando, mentre Ugrumov, Skartin e Riis li guardavano. Il pirata cattolico e il topo austriaco rimasero nel gruppo con difficoltà, ma resistettero, mentre dietro, solo Tony Rominger tirò la Mapei, sfruttando la sua esperienza e la sua calma, la stessa che Olano non aveva nella Sudè e che non gli permise di andare oltre. Tuttavia, Miguel Indurain è stato l'unico a non poter andare oltre. Come il giorno di Les Arcs, le telecamere stavano ancora registrando la caduta del 5 volte campione del Tour de France. Totalmente esausto e sfinito dopo non essere riuscito a tenere il passo della festina, ora stava soffrendo terribilmente sulle rampe più dure dell'Arrau. Era completamente affondato e aveva perso la ruota del gruppo Mapei, ma lo spagnolo non si dava per vinto nonostante fosse completamente finito. Tuttavia, la generosità di Indurain durante i suoi anni di regno gli aveva fatto guadagnare una grande simpatia nel gruppo e, quando è rimasto indietro, molti corridori hanno voluto aiutarlo. Forse più di tutti, l'italiano Massimiliano Lelli della Saeco,
terzo al Giro d'Italia del 1991 ed ex compagno di squadra di Riis nell'Ariostea dopata di Giancarlo Ferretti. Quest'uomo è stato in grado di avvicinare senza sforzo il corridore numero uno al gruppo di Rominger dopo diversi chilometri di estrema sofferenza, un gruppo in cui non avrebbe dato una sola staffetta fino al traguardo di Pamplona. Gli otto cavalieri dell'Apocalisse hanno incoronato l'Arrau con il re della montagna per il terzo anno consecutivo, Richard Virenque, in testa, totalmente alienato. Rominger, Olano e Indurain sono stati incoronati con un distacco di quasi 5 minuti, totalmente insormontabile dopo che il gruppo di testa ha collaborato tra loro per distanziare il resto dei rivali, durante i 107 km scarsi che sono rimasti sul terreno spagnolo. Ogni volta che la strada si è fatta più accidentata, è stato lo stesso leader Bjarne Riis a collaborare, tradendo ancora una volta le sue parole di elogio per Indurain e lavorando nell'interesse della propria squadra, come sempre. Era un modo per ripagare Ulrich del lavoro svolto nella Sudè, visto che ora era secondo nella classifica generale. Al traguardo di Pamplona, dopo diversi attacchi, Riis scelse Dufaux, il che era ideale per le due migliori squadre di questo Tour de France. Una telecom e una festina si sarebbero giocate la tappa, ma in realtà era tutto concordato. Riis fece la parata e al momento dello sprint finale lo svizzero si aggiudicò la vittoria di tappa, più che meritata dopo il lavoro assolutamente criminale che aveva svolto sulle montagne dei Pirenei. Il gruppo con Virenque, Ulrich, Luttenberger, Escartin, Leblanc e Ugrumov era a 20 secondi di distanza. Questi otto corridori sarebbero stati i primi otto classificati nella classifica generale di questo Tour de France. Le differenze sono state abissali. Il gruppo Mapei e Indurain ha gettato la spugna ed è arrivato a 8 minuti e mezzo da Dufaux. Berzin ha perso più di 33 minuti quel giorno, un distacco disumano in una tappa che ha rappresentato tutto ciò che l'epoca ha dato al ciclismo, uno spettacolo che non abbiamo più visto fino a questa nuova era di ciclisti puliti al 100%. L'ipocrita Riis decise che Indurain avrebbe raccolto il mazzo di fiori che avrebbe ricevuto come leader del Tour de France, una sorta di tributo di cui il pubblico e lo stesso Big Mig gli furono grati, ma che, per qualsiasi persona intelligente di oggi, era uno spettacolo del tutto inutile da parte del grande bullo di quel Tour de France, a cui mancavano pochissime tappe. Il giorno seguente, in un'altra tappa molto lunga tra Pamplona e Hendaye, il gruppo lasciò che la fuga fosse molto numerosa, 14 uomini tra cui c'erano sempre Festinas e Telecoms, in questo caso il già citato dopato Pascal Hervé dalla parte degli orologiai e il più modesto tedesco Christian Henn, dalla parte di Telecoms, oltre ad altri classici di questo tour come Michele Bartoli o Eric Braukink. Tuttavia, il modesto Henn ha dimostrato che il doping di Telecom in questo luglio di tempi strani era assolutamente brutale e ha formato il taglio buono con l'olandese Bart Voskamp di TVM a pochi chilometri dal traguardo. Il cacciatore di tappe con il nome di un personaggio dei cartoni animati si era conservato per questo giorno e, in un grande sprint a due, distrusse il campione tedesco negli ultimi metri. Tuttavia, il livello di quella squadra era così incredibile che anche un uomo così limitato come Henn ebbe la possibilità di ottenere quella che sarebbe stata la migliore vittoria della sua carriera. Il giorno successivo c'era ancora una giornata insignificante tra Hendaye e Bordeaux e nel caldo torrido solo i sempre combattivi e dopati Mark Wouters e Jackie Durand hanno cercato la gloria. Tuttavia, le squadre dei velocisti, in particolare TVM e l'immancabile Telecom, hanno lavorato duramente per raggiungerli a pochi chilometri dal traguardo. Nello sprint finale, estremamente combattuto, è stato il francese Frédéric Moncassin a vincere per la seconda volta su Zabel e Fabio Baldato, nella prima volata in cui Abdujaparov ha lottato per una vittoria che sarebbe stata istrionica. Con questo risultato, Eric Zabel avrebbe ottenuto la maglia verde a punti se fosse arrivato a Parigi, con la sola cronometro di Saint-Emilion da affrontare. Si trattava di una cronometro pianeggiante di 63,5 km, una vera e propria cronometro come quelle che si facevano all'epoca, e i corridori la presero molto sul serio perché molti di loro avrebbero partecipato alla cronometro dei giochi olimpici solo pochi giorni dopo. Il primo grande tempo è stato ancora una volta quello di Chris Boardman, con uno straordinario tempo di 1 ora e 18 minuti che ha battuto altri specialisti come Alex Zulle ed Evgeny Berzin, ma il suo tempo è stato di gran lunga superato da un uomo che si stava riscattando nella sua disciplina preferita. Miguel Indurain ha brillato nel suo giorno migliore in questo Tour de France. Dopo aver sofferto come un cane all'Arrau, ora stava pedalando come nei suoi giorni migliori e ha tagliato il traguardo con un tempo spettacolare di 1 ora, 16 minuti e 27 secondi. Più di un minuto e mezzo meglio dello specialista britannico e molto più avanti degli altri corridori che erano partiti prima di lui. Né Rominger, né Olano, né Dufaux, né Virenque,
né Ugrumov, né Leblanc erano vicini al ciclista spagnolo. Ma in questo tour c'era una bestia, un gigante dopato di cui nessuno aveva parlato durante la partenza in Olanda e che stava sbattendo in faccia a tutti. Lo puoi vedere nelle foto, era Jan Ullrich. Ora, senza dover lavorare per nessuno, in solitaria e su un terreno pianeggiante, l'uomo dai capelli rossi di Rostock stava schiacciando tutti i presenti e migliorava i tempi di Indurain a ogni intermedio. Stava dando vita a uno spettacolo storico e stava facendo capire che Ullrich era stato senza dubbio l'uomo più forte di quel Tour de France. La sua inesperienza e la sua mancanza di leadership all'epoca gli avevano fatto spendere più forze per Zabel nelle tappe di pianura e per Rissi in quelle di montagna, ma ora era arrivato al traguardo con un tempo spettacolare di 1 ora, 15 minuti e 31 secondi, migliorando di 56 secondi il tempo di Indurain, che si stava strofinando gli occhi di fronte a quello che improvvisamente veniva definito il suo successore. Naturalmente mancava il leader danese, il pelato dopato che fino a quel momento era stato il migliore in montagna. E lo stava facendo su una bicicletta Pinarello preparata esclusivamente per lui in una disciplina che, ricordiamolo, non gli era mai andata male dal 1995, quando improvvisamente aveva iniziato a volare sui manubri. Ma l'alopecico e spumeggiante Bjarne non aveva più le gambe che aveva nei primi giorni del Tour de France. Mentre Ullrich era arrivato come una rosa, fresco all'arrivo, il vecchio e rugoso danese aveva perso 6 kg durante il tour, arrivando a pesare 63 kg, al limite dell'anoressia per un uomo alto quasi 1,90 m. I suoi tempi non erano vicini a quelli di Ullrich, ma nemmeno a quelli di Indurain. Rhys è stato fortunato che il suo compagno di squadra tedesco abbia lavorato per lui nelle tappe di montagna, soprattutto a Pamplona e a Superbesse, e che il giorno di Gap non abbia voluto dare il cambio a Virenque e Ugrumov per raggiungere la maglia gialla. Il suo distacco di 4 minuti prima dell'inizio della tappa si è ridotto a un ridicolo minuto e 46 secondi, avendo perso anche la carta d'identità con un tempo di 1 ora, 17 minuti e 49 secondi al traguardo di Saint-Emilion. Jan aveva umiliato il suo leader e non lo sapeva nemmeno, avrebbe dovuto aspettare un altro anno e diversi giorni di montagna per rendersi conto che il suo livello era molto più alto di quello di quell'essere decrepito che aveva solo abbagliato i cittadini del paese che oggi venera il presunto pulito Jonas Vingegaard. Virenque si sarebbe classificato terzo in quel Tour de France e il suo compagno di squadra Dufo quarto, mentre il topo austriaco raggiunse il suo massimo storico con un quinto posto che non sarebbe mai riuscito a ripetere. Olano e Rominger pagarono i loro sforzi sulla strada di Pamplona con un discreto nono e decimo posto nella classifica generale, mentre il campione in carica Indurain avrebbe concluso il suo ultimo tour con un triste undicesimo posto, a più di 14 minuti dal suo compagno di squadra della generazione. Nell'ultima tappa di Parigi, Fabio Baldato si vendicò della giornata di Bordeaux e arrivò davanti a Moncassin per conquistare una preziosa vittoria per gli uomini di Ferretti, ma poco importava. Gli Champs-Élysées erano pieni di danesi biondi, alti e tarchiati con più capelli del loro campione, che ammiravano con la stessa pulizia di un fischietto. Rhys salì sul podio accompagnato dal suo bambino, mentre la moglie cornuta lo guardava con un sorriso triste, forse sapendo che il marito, allora idolatrato, l'avrebbe tradita con un giocatore di pallamano olimpionico, drogato e spavaldo, qualche giorno dopo. Mentre Rhys arrivò presentato come, attenzione, non ridete, lo sportivo del secolo a una pietosa festa in Danimarca, Jan Ullrich arrivò accompagnato dalla fidanzata, anch'essa cornificata. In modo molto più umile nella sua villa nella Germania Estulle avrebbe abbandonato la sua compagna in cambio di birra e prostitute, ma prima ancora avrebbe umiliato, schiacciato e messo al suo posto il ragazzo che lo aveva battuto in questa epopea che spero ti sia piaciuta insieme a me. Ma ti racconterò questa storia del Tour 1997 solo se ti iscriverai al canale e mi lascerai un commento dicendomi cosa ne pensi di questa edizione del 1996. Se lo farai, ti amerò per sempre, gentile abbonato. Ci vediamo nella prossima edizione.